Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Napoli, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli. Sequestrate 3 tonnellate di rifiuti speciali importati dalla Svizzera senza autorizzazione. Denunciato un responsabile. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e l'Ufficio delle Dogane Napoli 2 hanno sequestrato circa 3 tonnellate di rifiuti di vario genere diretti ad una società operante nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti tessili di Milano, ma con sede operativa a Marcianise, Caserta. In particolare, i funzionari della sezione distaccata di Nola unitamente ai finanzieri del gruppo di Nola, a seguito di specifiche attività di analisi di rischio, hanno individuato e successivamente sottoposto a verifica la merce trasportata da un autocarro proveniente dalla Svizzera. Al termine dell'ispezione sono state rinvenute scarpe, cinture, borse, giocattoli, zaini, medicinali, materiale elettrico importato in violazione delle procedure autorizzative previste dall'Unione Europea e dalla normativa nazionale per le spedizioni transfrontaliere, denunciato un responsabile per traffico illecito di rifiuti. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.